Ciao a tutti, bentornati o benvenuti nel mio canale. Io sono Miss Giulia, questo è un video per presentarvi le box Betterly, Free Time Offline. Betterly è una startup italiana parte del gruppo De Agostini. Sono stata contattata per presentarvi e testare le box. Mi hanno inviato due box dedicate al mondo del paint and color. Ogni box contiene due oggetti da decorare con le vernici a gesso, gli strumenti e ovviamente la guida per realizzarli. Come vedete dal sito di betterly.com sono disponibili tante box in abbonamento, sia per adulti che anche per bambini, per divertirsi, imparare e investire il proprio tempo in maniera stimolante. Le box hanno diverse tematiche come journaling, l'energia dei cristalli, lavorare a maglia, creare con la carta, l'arte della divinazione e tantissime altre box interessanti. Chi segue il mio canale sa che io adoro qualsiasi hobby creativo. Credo che coltivare le nostre passioni e dedicare del tempo a noi stessi è fondamentale, soprattutto in questo periodo. È sicuramente un ottimo regalo di Natale. Quindi vi lascio il link del sito di betterly.com in descrizione, insieme al mio promo code Giulia20. Ovviamente adesso vi mostro il contenuto di ogni singola box e realizziamo insieme un progetto. Ed eccomi qui, queste sono appunto le due box che mi sono state inviate da Betterly. Come dicevo prima, sono dedicate al mondo del paint and color per imparare tanti stili di decorazione e personalizzare un design. All'interno poi dell'offerta di box proposte da Betterly, la serie ovviamente in abbonamento paint and color, sono 12 box per imparare, divertirsi e apprendere le varie tecniche per decorare con la pittura a gesso. Voglio anche dirvi che la pittura a gesso ovviamente è a base d'acqua ed è inodore. All'interno di ogni singola box è presente una guida per scoprire le tecniche di decorazione e come metterle in pratica step by step, poi ovviamente l'oggetto da design da decorare con i colori a gesso, poi i tool per decorarli e poi ovviamente le pitture a gesso. Adesso vi mostro nel dettaglio cosa è presente nella prima box e anche nella seconda box. Nella prima box è presente. Allora, qui c'è il cartoncino con il ricapitolo di tutti i prodotti che sono presenti all'interno della box. Questa invece è la guida per realizzare step by step questo design che si chiama il vassoio jungle. Vedete, ci sono appunto tutti i materiali che vi occorrono, le informazioni ed è tutto presente ovviamente all'interno della box. E andremo a realizzare la tecnica del decoupage per andare a realizzare questo design. Vedete, step by step sono spiegate tutto quello che bisogna fare per poter realizzare questo progetto e poi ovviamente tutti i prodottini. Il primo prodotto presente all'interno della box è questa tovaglietta americana 100% cotone, l'appoggio qui. Poi sono presenti due vernici a gesso con base acquosa ed eccole qui. All'interno è presente questo che è il medium textile, adatto a qualsiasi tipo di stoffa per rendere permanenti e lavabili gli oggetti realizzati. Poi è presente anche la colla per decoupage per avere una finitura lucida e protettiva. Poi il tampone da stencil da utilizzare con i timbrini. Poi è presente un pennello piatto, il pennello questo qui per la stesura della colla da decoupage e poi sono presenti due set di timbri in legno e c'è appunto il soggetto appunto della banana e poi questo qui che è l'ananas. Poi ovviamente all'interno c'è il foglio di carta di riso e ha questo bellissimo motivo con le foglie e ovviamente è presente anche il vassoio. La seconda box contiene ovviamente sempre il cartoncino con il ricapitolo di tutti i prodottini presenti all'interno della box. La guida che vi illustra passo passo come realizzare appunto il progetto. Il progetto si chiama Esagoni Design, sono dei graziosissimi sottobicchieri. E poi è presente questo materiale. Ovviamente una tovaglietta bianca in cotone, c'è un righello, questo qui di legno di faggio. Sono presenti ovviamente i sottobicchieri in sughero, sono esattamente 4 e sono in forma esagonale. Scotch carta viola. Poi sono presenti due timbrini, uno con la banana
e uno con l'ananas. Poi è presente un pennarello per vernice a gesso colore oro brillante e ovviamente sono presenti anche le vernici a gesso con base acquosa. Ci sono esattamente tre colorazioni. Questa è la prima, color melanzana, poi c'è il color nude e poi è presente anche il color ocra. Infine è presente anche la vernice, questa qui finale effetto ultra opaco, per rifinire e proteggere il design. Io ovviamente andrò a sviluppare un progetto insieme a voi e ho scelto di realizzare il progetto del vassoio Jungle. A questo punto non ci resta che lasciare asciugare bene il vassoio, almeno per qualche giorno. Mi sono davvero divertita a decorare questo vassoio, era la mia primissima volta con il decoupage, quindi speriamo bene, incrociamo le dita. Vedrete una foto del vassoio terminato sul mio Instagram, vi lascio il link in descrizione e anche qui in sovraimpressione, così potrete andare a curiosare, oltre al vassoio, anche le altre creazioni che ho posto. Ringrazio ovviamente il team di Betterly, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, lasciatemi un like e un commentino. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!